Antonio Quirici, presidente del Consorzio Cuoio di Toscana. Antonio, qual è l'impressione su questa fiera? Allora, l'impressione, eravamo partiti all'inizio con questa fiera e sembrava in tono minore, molto in tono minore, però in effetti ci sono stati diversi visitatori, più delle aspettative che, delle aspettative che avevamo. Cosa ci presentate quest'anno? Ma, presentiamo articoli sempre più morbidi per quanto riguarda il cuoio, colori chiari e vediamo di trovare le tendenze di mercato, e quelle che sono più richieste. Anche un lopardato, vedo. Sì, abbiamo fatto anche diverse definizioni plotter, per cui eh, varie fantasie per incontrare sempre le necessità del mercato. Prospettive future? Allora, sembra che ci sia un ritorno al classico per cui eh, maggiore scarpe in cuoio soprattutto per l'uomo. Già con la donna si è mantenuta la tendenza perché la donna elegante è sempre stata con il, cuoio, il nostro cuoio e cuoio toscana. E noi rappresentiamo l'80-90% della produzione eh, di cuoio eh, europea.